Presidente Domenico Abbo, allora questo incontro salvare Rivieracqua, ma considerando anche i ruoli di Amat e Amaie, cosa vuol dire una soluzione diversa, una Rivieracqua diversa dove Amat e Amaie potrebbero avere un ruolo? Di che cosa avete parlato? Ecco, facciamo un passo indietro. Io ho convocato una riunione che aveva scopo conoscitivo nei confronti di tutto il Consiglio Provinciale, perché questa vicenda per la quale io ho detenuto la delega del lato idrico è evidente che non posso gestirmela da solo e quindi mi sembrava giusto e opportuno che soprattutto i sindaci delle città e tutti comunque i consiglieri provinciali avessero la contezza della situazione. Premesso questo, abbiamo fatto una riunione che devo dire è stata anche fruttifera e positiva, perché il dottor Mangiate ci ha informato sugli sviluppi del concordato e mi pare sia uscita una condivisione da parte di tutti di mettere mano a questa vicenda nel modo più completo, risolvendo i problemi, tirando dentro diciamo, le posizioni di tutti gli attori, che forse magari fino a un certo punto non è stato così, adesso mi pare che invece ci sia stato anche così un cambio di rotta, ecco, quindi una cosa positiva, ecco, ripeto, ne abbiamo parlato, quindi poi quelli che saranno gli sviluppi, quello che sarà il futuro staremo a vedere, però diciamo l'ipotesi è questa, si sono già formulate anche delle ipotesi concrete di lavoro, ecco, di attività in questo senso, però di più risulta, non dico difficile, sarebbe impossibile dire perché di più non abbiamo fatto.